Ma io dico esattamente il contrario, scusami, licenziamo le persone invece di metterle in galera. La peggiore galera è quella di togliergli il lavoro. È come il termine furbetti, è la sottovalutazione del valore di questa cosa, perché già il fatto di chiamare queste persone qua furbetti è quasi come dire, sono un po' simpatici, no? Alla fine sono quelli più... No, questi sono dei ladri, e i ladri vanno in galera. Dopodiché però ha ragione la canzone quando dice in questi casi, soprattutto in quelli clamorosi, abbiamo sentito anche recentemente metà comune, metà dipendenti assententi, vanno in galera quelli che praticano la cosa e vanno in galera anche quelli che dovrebbero controllare. Invece tollerano questa cosa molto spesso per interesse loro. Cioè, quello che manca qui, come manca anche in altri casi, è il meccanismo del controllo. Perché tu non è che puoi buttare via, cioè allora o neghi la possibilità. Io continuo a ritenere, non contesto in sé la legge, che la legge è positiva se ti dà la possibilità comunque anche di un'assistenza a una persona che sta male. Dopodiché tu mi dici, ed in questo caso è equiparato il pubblico e il privato, quindi in questo non c'è differenza. Ma l'imbuto dov'è, Mario? Secondo te dov'è l'imbuto? L'imbuto è chiaro, ma lo diceva, non c'è controllo, non c'è nessun tipo di controllo. No, ma il controllo deve essere fatto da parte, lei diceva, il direttore del personale, deve essere fatto a livello aziendale. Tanto ci deve essere una responsabilità aziendale oppure del reparto delle cose. Poi c'è anche una responsabilità sindacale in questo, perché lo diceva prima l'onorevole Cantone, perché in questi sindacati molto spesso non sono stati collaborativi. La protezione del fancazzista, del nulla facente, è stata spesso una politica condivisa, quindi c'è una responsabilità condivisa. La prima è, secondo me, del responsabile dell'azienda, dell'ufficio pubblico. Sapete certo come... di questo istituto, quindi, no? Che dice Liozzo? Abbiamo sempre condannato gli abusi dell'istituto. Beh, insomma là. E quindi... Insomma, noi vogliamo condannato tutelare a parole. Chi ne ha effettivamente diritto. A parole. Chi ne ha effettivamente diritto. Sono d'accordo che gli enti devono essere preposti al controllo. Un controllo che va fatto anche con dei controlli incrociati, dando la possibilità a chi ne ha effettivamente diritto di poter fruire per assistere il disabile. Ma significa anche denunciare chi non ha diritto. Anziana. Io non mi ricordo delle denunce, non le ho avute. Il caso che abbiamo visto clamoroso del baby pensionato che si è costruito la maxi villa Agrigento ponendo cose, è stato denunciato dalla procura. Non mi risulta che nessuno dei lavoratori di sindacalisti abbia denunciato. Non mi ricordo delle denunce, magari mi sbaglio, non me le ricordo a parole. È stato detto prima, sono gli enti preposti che devono controllare se effettivamente la finalità è quella dell'assistenza al malato. Sono dei controlli che può effettuare l'amministrazione proprio assiste il disabile o no. Quello non significa denunciare, quello significa parlare, bla bla bla, una legge bla bla. E a demonizzare il pubblico dipendente. No, non demonizzo, lo demonizza. Il controllo è demandato agli enti e ai dirigenti degli enti che devono sicuramente... L'ho detto. Dare la possibilità a chi devono collaborare il diritto di poter usufruire anche di i sindacati devono denunciare, non basta semplicemente la denuncia di principio. Non mi ricordo un caso di persona denunciata perché è stata male, e facendo in questo modo non si aiutano le persone che invece ne usufruiscono regolarmente.